Gli apocalittici lo sanno bene, è meglio prepararsi ad ogni eventualità. Non c'è cosa migliore, in caso di apocalisse zombie, di attrezzarsi di un veicolo corazzato per andare in giro a cercare provviste. In questo video vediamo insieme i migliori 5 veicoli che ci potranno per davvero proteggere da ogni eventualità, alcuni dei quali davvero unici ma altrettanto costosi. Si tratta di un veicolo russo dotato di 6 ruote motrici, un requisito sicuramente utile in caso di attacco zombie. È stato progettato inizialmente per riuscire a muoversi facilmente nei difficili terreni fangosi ed innevati della Siberia. La velocità massima che raggiunge è appena gli 80 km/h, non molto ma comunque accettabile. È stato inoltre costruito con pezzi meccanici europei, che sono i più comuni al mondo, in modo tale che i pezzi di ricambio possano essere facilmente reperibili in caso di guasto. La portata massima è di 8 persone. Non è una macchina customizzata da qualche fanatico dell'apocalisse, ma proprio una versione speciale da combattimento creata da Hyundai. Un modello unico dotato di finestrini blindati, pneumatici ideali per ogni tipo di terreno, radio CB, proiettori, botola di emergenza sul tetto e ogni sorta di protezione, spuntoni e lami da ogni lato. In realtà si tratta di un concept presentato al Comic Con nel 2012 per tutti gli appassionati di The Walking Dead. Hyundai infatti ha messo in atto una vera e propria campagna pubblicitaria per rafforzare il marchio in America. Nulla però vieta di utilizzarla per davvero in caso di grossi imprevisti, non si sa mai. Un veicolo che ha dell'incredibile, un fuoristrada ritenuto praticamente indistruttibile, capace di andare dove gli altri non possono nemmeno immaginarsi di farlo, è lui, il G63 6x6. Con una lunghezza di quasi 6 metri, un peso di 3.800 kg e 6 ruote motrici, è inoltre dotato di un potente motore in grado di generare fino a 544 cavalli, capace di portare questo mostro alla velocità di 160 km/h. Oltre alla meccanica, in stretta correlazione, è importante tener conto anche della tanta elettronica capace di gestire praticamente tutto. Inoltre gli interni sono di puro lusso da sceicchi. Il prezzo è tutt'altro che abbordabile, oltre 400.000 euro. Con una produzione che si è limitata ai 100 esemplari, questo veicolo era stato pensato per unire gli equipaggiamenti dei lussuosi SUV americani con le caratteristiche di un mezzo blindato. Il concept è poi diventato realtà nel 2008, quando è stato prodotto da un'azienda canadese. È stato attrezzato con un potente motore V10 da 400 cavalli, con cambio automatico e un serbatoio da ben 151 litri. All'interno, come da progetto originale, è stato allestito il meglio lusso ed intrattenimento. Telecamere esterne infrarossi, rivestimenti in pelle, raffinati luci a LED, sistema multimediale con TV e lettore CD DVD, Bluetooth e PlayStation 4 inclusa. È talmente blindato che ha un peso complessivo di 5.900 kg. In caso di mandria zombie, quindi, la cosa migliore non è scappare, ma stare fermi, chiudere le portiere e guardarsi un film. Quando si tratta di attraversare con la forza un'ondata di zombie arrabbiati, nessun veicolo è meglio del Marauder. Questo mezzo, costruito in Sudafrica e disponibile sotto stretta ordinazione, è utilizzato già da una decina di eserciti in tutto il mondo ed è considerato come il veicolo blindato su ruote più sicuro al mondo. Questa bestia corazzata è in grado di distruggere e di passare sopra a tutto durante il suo cammino. La massima capacità a bordo è di 11 persone. Inoltre ha anche un sistema di areazione ultramoderno e pneumatici antiproiettile. È addirittura anche in grado di proteggerci in caso di mine o granate. E questo era l'ultimo mostruoso veicolo. Se volete altri video di questo tema, fatemelo sapere con un like. Mentre se siete nuovi, ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanellina per essere i primi a vedere i nuovi video.